Buongiorno a tutti, questo quarto approfondimento relativo alle operazioni di mobilità 2021-22 riguarda le operazioni di mobilità verso i posti specifici, gli insegnamenti specifici dei licei musicali. Ricordiamo che il tutto è disciplinato dall'articolo 5 del CCNI sulla mobilità, firmato in via definitiva il 6 marzo 2019, prevede che la mobilità sia territoriale che professionale verso i posti specifici, degli insegnamenti specifici di questi dei licei musicali si effettuino con le regole generali e con i punteggi della tabella relativa all'allegato 2 del CCNI. Ricordiamo che in precedenza invece per questa tipologia di posti, e cioè per gli insegnamenti specifici dei licei musicali, era stata prevista una fase transitoria anche al fine di consentire la stabilizzazione dei docenti che per anni avevano prestato servizio in utilizzo su questi posti. Le fasi quindi previste per questa tipologia di posti sono le medesime per tutti gli altri tipi di posti, e quindi avremo una prima fase, una fase comunale che riguarda i trasferimenti all'interno del comune. Una di titolarità ovviamente, una seconda fase provinciale che riguarda i trasferimenti all'interno della provincia di titolarità, e poi avremo una terza fase che riguarda invece i passaggi di ruolo piuttosto che i passaggi di cattedra nella provincia, i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi interprovinciali. Quindi, come vedete, la scansione sostanzialmente delle operazioni e di tutti i movimenti sono i medesimi previsti, sono gli stessi di quelli previsti per le altre tipologie di posto. I posti disponibili per i licei musicali sono, diciamo che il 50% dei posti disponibili viene accantonato per le nuove assunzioni in ruolo, così come si verifica per tutte le altre tipologie di post. Per l'anno scolastico 2021-22 l'eventuale posto dispari tra le disponibilità piuttosto che posto unico viene assegnato alla mobilità. Il contratto, il CCNI 2019, prevedeva apposta che il primo anno venisse assegnato alla mobilità, il secondo anno venisse assegnato alle operazioni di assunzioni in ruolo, il terzo anno di vigenza del CCNI torna di nuovo a favore della mobilità. I posti destinati alla terza fase sono, per l'anno scolastico 2021-22, ripartiti nello stesso modo in cui vengono ripartiti gli altre tipologie di posti, cioè il 25% alla mobilità professionale ed il 25% alla mobilità territoriale interprovinciale. L'eventuale frazione di posto si arrotonda, ecco, anche in questo caso, nel caso in cui tra il 25 e il 25 la divisione lasci determini sostanzialmente dei resti, in questo caso il resto si arrotonda a favore della frazione maggiore, in caso di parità di frazione, cioè 0,50 e 0,50, in questo caso per l'anno scolastico 2021-22 l'arrotondamento è a favore della mobilità interprovinciale. Vediamo chi sono i docenti che possono presentare le varie domande. Beh, intanto abbiamo i trasferimenti verso i licei musicali. Può essere richiesto dai docenti titolari sulle discipline specifiche del liceo musicale. Siamo a regime, quindi le regole sono le solite. Mentre invece la mobilità professionale, quindi per quello che riguarda i passaggi di cattedra piuttosto che di ruolo verso gli insegnamenti specifici dei licei musicali, possono essere presentate dai docenti in possesso dei titoli di studio, dei titoli di cui al DPR 19-2016, come modificato dal decreto ministeriale 259-2017, oppure possono essere presentate le domande di mobilità professionale dai docenti assunti in ruolo dal concorso ordinario 2016 ed attualmente titolari di altra classe di concorso, e anche dai docenti in possesso, precedentemente all'entrata in vigore del DPR 2016, dei requisiti di cui all'allegato E, di cui è previsto dal decreto ministeriale 259-2017. In questo caso,
c'è da fare ancora una precisazione, cioè che per la classe di concorso A55, cioè la classe di concorso di strumento musicali nei licei musicali, oltre ai titoli di studio previsti dall'allegato E del DM 259/2017, è richiesto anche il servizio specifico prestato o nei corsi sperimentali di istruzione di secondo grado, ovvero nei corsi ordinamentali di liceo musicale. In questo modo abbiamo esaminato insieme le novità che riguardano i movimenti verso i licei musicali. Come sempre, come già fatto in occasione dei precedenti tutorial, l'invito è ovviamente quello è di riferirsi, di far riferimento alle sedi territoriali della CISL Scuola, dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie, le consulenze necessarie alla compilazione più corretta possibile delle domande di mobilità. Un saluto e arrivederci al prossimo approfondimento.